una commissione territoriale richiedente asilo da istituire in tempi brevi anche in Abruzzo, nel Tribunale dell'Aquila, senza più dover far riferimento a quella di Ancona, con un conseguente risparmio di soldi per le trasferte e soprattutto delle tempistiche con le quali si decide sul via libera le domande di protezione internazionale presentate dai richiedenti asilo ospitati nei centri di accoglienza oppure di respingimento. Questa è la richiesta che sarà inoltrata al Ministero degli Interni dalla Regione Abruzzo e che è stata sottoscritta anche dal Comune dell'Aquila. In Commissione Speciale Immigrazione della Regione Abruzzo, a tal proposito, il Presidente Emilio Iampieri, Forza Italia, ha oggi incontrato l'assessore comunale al sociale Francesco Bignotti. È un passaggio ineludibile, hanno confermato i due. Oggi le tempistiche sono troppo lunghe, anche superiori ad un anno, per esaminare ciascuna pratica e non bisogna dimenticare che alla fine dell'iter solo il 20% si vede riconosciuto lo status di rifugiato. Tutti i profughi che arrivano in Abruzzo sono circa 4.200, oggi devono recarsi ad Ancona con aggravi di costi, tempi, perché la sezione di Ancona, che è quella competente per il Ministero, per valutare quale sia lo status di rifugiato o di migrante economico, e devono recarsi tutti ad Ancona. Oggi noi abbiamo la possibilità di istituire una commissione all'Aquila che eleva di funzione la città dell'Aquila e risolve tantissimi problemi. Il Comune dell'Aquila si impegna formalmente a risolvere concretamente un problema così importante. Siamo fiduciosi nell'accoglimento. Domani scriveremo una lettera al Ministro con una richiesta di appuntamento al Ministro Minniti. Siamo fiduciosi nell'accoglimento. In Abruzzo non c'è questa sezione perché c'è il Tribunale di Ancona che svolge funzioni sia per le Marche che per l'Abruzzo. Portare questa sede all'Aquila vuol dire portare delle funzioni importanti in città, delle funzioni per tutta la regione. Pensiamo che manchiamo solo noi, solo l'Abruzzo in tutto il centro Italia, pertanto eleverebbe comunque la città dell'Aquila con una funzione in più, permette di risolvere questa problematica con tempi certi, con facilità per tutta l'utenza, sia le amministrazioni, i richiedenti asilo che anche i gestori delle case famiglia.